Eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con me, Musashi Wired. Siamo arrivati all'ultimo episodio, che sia questo il finale, il tanto agognato finale? Scopriamolo insieme quest'oggi, capitolo 25. Tutti i nodi sono al pettine, mezz'ora di filmato la scorsa volta ci ha fatto capire tutto quanto quello che sta succedendo, che è successo e perché è successo. Soprattutto abbiamo sconfitto Uranimus e ne mancano due in teoria, quello che ha Arshem, ma dovrebbe essere un alleato, e quello di Elzaid a questo punto, vediamo un po'. Finalmente siamo in grado di creare un mondo in cui la gente possa coesistere in pace. Stai guardando, Sarzant? Di sicuro sarebbe orgoglioso di ciò che ha costruito Regina Arshem, ma c'è qualcosa che mi preoccupa. Parli degli Elzaid? Sì. Che poi sono un popolo, però hanno forse un animus anche loro? Li avranno anche fermati nel settore di Plutone, ma di sicuro verranno qui appena si organizzeranno. Dovremmo semplicemente agire come una sola entità e escogitare qualcosa per allontanarmi prima di allora. Regina Arshem, è richiesto al quartier generale. Gli Elzaid? Di già? Trasmissione in arrivo dalla Menno Murakumo, riceviamo delle immagini. No. Ma come? Sono tantissimi. Sono legati a quella specie di scarafaggi che abbiamo sconfitto? È molto probabile. Le letture che emettono sono simili. Animus. Essere extradimensionali dalle profondità dello spazio. Non ha alcun senso. Le scosse sulla superficie della Terra non dovrebbero avere influenza sulle creature di un'altra dimensione. Il piano di restaurazione della Terra ha risvegliato gli Animus del loro lungo sonno sotto la superficie. Non pensate che sia più probabilmente opera degli Elzaid? In tal caso gli Elzaid dovranno risvegliare gli Animus così che la Terra si distrugga da sola. Prova a cercare segni di Elzaid. Ricevuto. Se le letture sono di Animus e attaccheranno contemporaneamente agli Elzaid, il pianeta è spacciato. Anche se avessimo la potenza per sconfiggere gli Animus, sono un componente fondamentale della crosta planetaria. Eliminarli sarebbe una rovina per la vita sul pianeta. Allora cosa dovremmo fare? Dobbiamo trovare un modo per placare gli Animus, di coesistere. Qualcosa non quadra. Sembra che siano guidati da una sorta di burattinaio nascosto. Possibile che gli Elzaid non solo abbiano risvegliato gli Animus, ma che li stiano anche controllando? Le onde che attraggono gli Animus piantate nella crosta terrestre stanno funzionando. La Terra potrebbe essere azzerata in qualunque momento. Ah, davvero? Bene, allora. Quando giungerà il momento, confido in voi. Ricevuto, agli ordini. Ti prego, non dirmi che hai intenzione di andare sulla Terra. Sì, voglio dare personalmente gli ultimi ritocchi al piano. Davvero? Risvegliare gli Animus per attaccare la Terra è un conto, ma il nostro intervento è proibito. Dubito seriamente che Lady Ethel starà con le mani in mano se fare una cosa simile. Lady Ethel ci nasconde la verità. Troverò la specie definitiva che cercava padre Magus. Se disobbediremo agli ordini, non saremo più i comandanti supremi noti come Adam e Eve. Torneremo a essere i consoli numero 6117-7543. Sono passati secoli dall'ultima volta che qualcosa ha solleticato il mio interesse. Ogni giorno è uguale all'altro, una noia mortale. La noia arriva al punto a farti dimenticare i tuoi doveri di comandante? Riesci almeno a comprendere cosa ci ha mostrato quel guerriero? Sacrificarsi per il bene degli altri. Inoltre, ormai sia Terra che gli Xidol hanno abbastanza forza da respingere gli Elzaid. Cosa vorresti dire? Sono come delle uova. Uova? La loro vera essenza è nascosta dentro il guscio. Potrebbero essere loro le specie definitive, la chiave per salvare questo universo morente. Vuoi disobbedire agli ordini, ma credi comunque di adempiere l'obiettivo degli Elzaid? Non ti sembra una contraddizione? I due scopi sono allineati, tutto qui. Però non sono clemente come la di Efello. Io otterrò risultati.
Non fingerò che sia per il bene degli Earthside. Voglio solo sapere cosa sta succedendo a questo universo. La struttura di Beatrin è basata sulle unità Terran, ma devo avvisarla, questa macchina è molto inefficiente. Vuole davvero pilotare una cosa così elementare, Comandante Supremo? Se l'avversario ha solo una spada, allora anche io combatterò con una spada. È una questione di buone maniere. Immagino di sì. Il nome di questa unità è Musashi. L'ho scoperto quando ho letto la mente del giovane Terran dopo la sua cattura. Musashi? Ribattezzo questa unità Musashi Wired. Sarà la nostra connessione con la Terra e ci aiuterà a scoprirne i segreti. Ricevuto. La registrerò con quel nome. Per favore, faccia attenzione là fuori, Comandante Supremo. Qual è lo scopo degli Earthside? Riconquistare il nostro pianeta madre. Ma prima, il nostro santuario deve essere ripulito dalla sporcizia. L'Armageddon degli Animus, il flagello dei Camu, cancellerà la Terra. Rinascerà pura. Se volete resistere agli Earthside, combattete con tutte le forze. Mostrateci di essere degni della Terra. Ci hanno sparato un potente raggio di energia dall'esterno dell'atmosfera! Gli Earthside! Voglio il nucleo degli Animus! Sta arrivando un gran numero di soldati Earthside! Presto raggiungeranno la superficie della Terra! Dannazione! Schierati immediatamente, Rogue! Gli Earthside stanno attaccando, Yamato. Questa battaglia deciderà il destino del tuo pianeta. Vincere o morire, eh? Per me va bene. Non ho intenzione di arrendermi. Abbattere questi brutti ceffi potrebbe essere l'occasione giusta per vederci finalmente uniti. Bene, allora. Nah, questo è solo il preludio all'ultima missione, dai. Connessione con il passato, i nemici si stanno avvicinando alla base, crea un perimetro e difendi la base dall'assalto di Earthside. Quindi qui creiamo un perimetro, e poi lo sconfiggiamo. Questa è la potenza dei miei Rogue, 424.000 rotti e quello sotto 541.000, wow! Così tanto forte deve essere? Ho fatto delle missioni più difficili di quelle che potevo permettermi di fare. Sono missioni Dreadnought e servivano a raccogliere pezzi del Musashi R. Ma dopo averne fatti un bel po' di pezzi del Musashi R, ancora niente. Musashi R è il Musashi più forte di tutti, però non ho raccolto praticamente niente di raro. E quindi ho preferito andare col Musashi che ho adesso. Siamo carichi! Ce ne sono tantissimi! Eh sì, Earthside praticamente ha un esercito di quei rogue strani che sembrano il dio del sole. Questi brutti ceffi sono peggio dei Draktor. Cercate di mantenere la calma. Sì. Quindi sarebbero questi gli Earthside che hanno distrutto Xidol. Potrebbe mettersi male. Mi prenderò io cura di voi. Basta che rimaniate vicini. Ricevuto. Ma Mirai è già partita. Davvero? Si è messa di nuovo a fare di testa sua? Mirai si occuperà della retroguardia. La terrò al sicuro quando ci riuniremo. Non ti preoccupare. Wow. Il capitano come guardia del corpo personale? Fortunata. Forza! E vedete di non morire, ok?
Vabbè, quello non c'ha senso. Allora, vuoi combattere? Va bene. L'unico scopo della vita è combattere. Combattiamo insieme. E questo chi è? Per ora sembra un alleato. Un nuovo alleato misterioso, ma fatemi piacere. Questo tipo sembra divertente. Dici, Yamato? Basta che è alleato. Finché sono alleati va tutto bene. Hillside Knight. Quindi è lui il mio bersaglio? Due! Che diavolo è quella cosa enorme? Deve portare qua giù le sue grosse chiappe. Pensi di essere tanto grande e potente? Dobbiamo solo disperdere gli altri e trascinarla qua giù. Adesso sì che ci capiamo, facciamole a pezzi! Nemmeno troppa gente, nemmeno. Ma ste barre di luce qua cosa sono? Ah, niente, ok. Posso menare allora. Ah, io che ci entro come un tonto. Mena, 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 mena. Bello shot, eh. Ognuno di questi maledetti è mostruosamente forte. Non finiscono mai. Come la sua regina. Che facciamo, Yamato? Hai un asso nella manica o una tecnica segreta per ribaltare la situazione? Hai fatto centro, Ryugo. Pare che sia ora di usarla. Cosa? Dici sul serio? Davvero, Yamato? Scusa il ritardo, Yamato. Ed eccola qua. È ora di scatenare l'arma segreta. Aspetta, l'arma segreta è Mirai. E così sei qua, eh? Perché mai scegliere me, Yamato? Volevi così tanto che combattessi con tutti voi? Che c'è? Hai paura? Per niente, sono assolutamente entusiasta. È entusiasta? Perché coinvolgere una ragazzina come Mirai in questa storia? E cosa sono quelle fesserie sull'arma segreta? Questo non è un combattimento qualunque, ma quando quella volta ci ho quasi rimesso la pelle riesco a vedere il potere delle persone. Riesci a vedere il potere? Per vincere, useremo il potere incredibile che Mirai nasconde dentro di sé. Di che stai parlando, Yamato? State zitti e concentratevi sulla battaglia. Ecco che arriva il secondo round. Giusto. Mamma mia. Accidenti, questi sono tosti ora. Ma quanti ne sono ora? Ehi! Bene, quello l'ho preso. Bene, livello forza 3. Andiamo! Peccato che posso fare combo corte con quest'arma. Ma non fa niente, va bene lo stesso, va bene, dai. Ce lo facciamo bastare.
Ma perché mi sono spostato così tanto? Ah, quando fa questo attacco si stanca se lo colpisco. Bene, allora. Ma te ne vai? Ah, non si è stancato però. Oh, grande. Grazie, eh. Ok, no, che è successo? Ah! Cosa? È andato? Ok, stai andando alla grande. Cosa abbiamo qui? Un'unità Camu. Chi avrebbe mai immaginato che una reliquia simile fosse ancora in giro? Ti pentirai di avermi fatto prendere parte alla battaglia. Grazie! No, ma come? Come faccio a tenermi così sotto tiro? Ehi! Musashi Wire, dai, è lui proprio. Devo ricaricarmi, allora aspetta che ti vengo da col più qua sotto, eh. Ah no, aspetta, aspetta, per te ho una cosa migliore, amico mio. Mi sa che l'ho sbagliato però. Non dovevo farglielo proprio mentre correva, perché ora si sposta. Però un po' l'ho preso, Il fatto che sia così grosso potrebbe essere solo un plus alla fine. Non per forza un malus. Ma può tenere caricato quel coso? Perché ora fa così? No, ragazzi, non è normale sta cosa! A coso? Vabbè, niente. Niente. Mi stanna di continuo. Boh. È stata quella persona a proteggermi. È caduta, spero che stia bene. Mirai! Papà, che ci fai qui? Eccoti qua, è ora di suonare la funzione Kabuki definitiva. Sì. Aspetta, cosa hai appena detto? Bene, diamoci dentro. Iniziare funzione Kabuki definitiva, Moonfall! Moonfall? Non ho mai sentito niente di simile.
Iniziazione sequenza, funzione Kabuki definitiva, Moonfall. Campo gravitazionale della Menno Murakumo attivato. Mira alla luna e spara il raggio ipertraente. Raggio traente lanciato dall'orbita lunare. Luna catturata, 60 secondi a controllo lunare. Hai davvero intenzione di far cadere la luna sulla Terra? Distruggerai l'intero pianeta! Non importa. Se vinceranno gli Airside, il petto sarà spacciato comunque. Preferisco andarmene combattendo. Hai perso la testa, Yamato! È un'esagerazione! Se dico che lo faremo, vuol dire che lo faremo! Farete meglio a coprirmi le spalle, Kojiro, Ryugo! Yamato... Sei impazzito, Yamato? Che sta facendo? Che succede? Quelli coinvolti però nell'operazione Moonfall sembrano tutti quanti tranquilli. Quindi probabilmente hanno il controllo di quello che sta succedendo. Sanno benissimo quali sono le conseguenze e non sembra che distruggeranno la Terra. Però... Ah, attivano la barriera! Ma quando la luna sta già dentro il loro campo, però. Che potrebbe comunque causare danni ingenti alla Terra, per quando arriva già. Attivare la barriera, Scossa di livello 6 in arrivo! Preparatevi! Yamato, credo in te. Ascolta, Mirai. Sto per far cadere la luna sugli Hellside. Tu concentrati sul tenerti al sicuro. Cosa? Così è troppo, Yamato, se lo farai, la Terra! Non abbiamo molta scelta. Dovete fidarvi di me. Giuro che proteggerò la Terra. Salva la Terra, Yamato. Tu e Mirai potete farcela. E dai, allora. Comincia a far uscire la luna dalla sua orbita. Segnale del bersaglio Rogue confermato. Il bersaglio della colossale bomba lunare è Musashi Wired. Certo che è strano chiamare così il nemico. Non sono io ad avergli dato il nome. Cioè? Quell'unità sta inviando un segnale codificato nella nostra lingua. Nella nostra lingua? Sta dicendo: io sono Musashi Wired. Porto questo nome per omaggiare il guerriero più coraggioso della Terra. Mi stai dicendo che il nemico vuole che sappiamo il suo nome? Abbiamo ricevuto un'immagine di Duntan nei nostri droni tattici e il suo volto somiglia proprio a quello del Musashi. Stanno cercando di prendere in giro noi terrestri? Questi qua stanno supplicando di farsi massacrare. Infatti. Libero la luna dal raggio ipertraente. Passo al raggio guida del Rogue. Che intenzioni hanno questi Terran? Vogliono davvero distruggere completamente il loro stesso pianeta? Che seccatura! A tutte le unità, ritirata! Evacuare l'atmosfera della Terra! Ma che... Tu non vai da nessuna parte! Massima potenza! Tutta l'energia agli scudi! Com'è finita così? Qual è lo scopo di questa battaglia? Perché abbiamo dovuto distruggere tutto? Yamato, papà, mi dispiace. Non ho potuto salvare nessuno. Non volevo che finisse così. Non mi importa più cosa accadrà.
Niente ha più importanza. Svanirò. E questo mi sta bene. Mirai, sapevo che i tuoi poteri ci avrebbero aiutato. Questo è il tuo potere, Mirai. Il potere di salvare tutti. Ripensaci. Ricorda quel che è successo. Ricorda tutto quello che abbiamo messo in gioco. Cosa? Il potere di Mirai, eh? Ha proprio un potere psichico difensivo potentissimo. Riesco a vederlo quando la guardo. È molto probabile che quel potere sia ciò che ha salvato la superficie della Terra quando è caduta alla mano Murakumo. È potente, ma non è abbastanza forte da fermare gli Earthside. Ne sono consapevole, ma non è l'unico potere di Mirai. Che cosa vuoi dire? Ha dentro di sé il potere di entrambi i popoli. Può mostrare il futuro agli altri. Puoi ripetere? Ancora non lo so, ma può mostrare il futuro alla gente. Anche come i disastri naturali. Dici sul serio? Ho visto il nostro futuro. Gli Earthside arriveranno in massa e ci stermineranno. Ma che diavolo? Stai dicendo che non possiamo fare nulla per fermarli? Non è chiaro, ma so una cosa. Se non faremo niente, la Terra sarà cancellata dall'esistenza. Mirai è probabilmente l'unica che può salvare la Terra. Il suo potere potrebbe essere la nostra sola speranza. Dannazione, davvero! Pare che non abbiamo molta scelta allora. Ho appena pensato a una funzione Kabuki pazzesca per sbaragliare gli Earthside. Vuoi far cadere la luna sulla Terra? Se lo farei distruggerei il pianeta. Già, prepareremo un marchingegno per far cadere la luna, ma lo attiveremo solo all'ultimo istante. Di che stai parlando? Li inganneremo tutti. Earthside, terrestri, tutti. Che succede? Ci sei quasi arrivata, Mirai. Dovresti sapere di che si tratta. Aspetta, vuoi dire... È ora, Mirai. Torniamo indietro. Finalmente sei qui, eh? Riesci a capire cosa sta succedendo? È rimasto solo il capo degli Earthside e ha consumato una tonnellata di energia per la barriera. Abbiamo una possibilità concreta. Cosa? Una mera illusione. Ma noi siamo su un piano nettamente superiore rispetto ai Terran, non è possibile! E questo è il mio potere? Già. Pare che stavolta i tuoi poteri ti abbiano portato nel tuo piccolo mondo personale, eh? Il sangue delle nostre razze scorre dentro di te. I tuoi poteri saranno il ponte tra i mondi. Ora resta solo il grande capo. Spacchiamogli le ossa! Forza! Ci siamo! D'accordo allora, tutti insieme! Caricate! Che impudenza! Sporchi Terran! Oh! Chi si arrabbia con il destino? Abbiamo rilevato letture di un'enorme energia proveniente dalle unità nemiche. Fai attenzione. Ok, allora... Un po' di bolini i nostri amici, effettivamente. Teru è il Musashi base? Oi oi oi. E cominciamo la missione. Sinceramente a me sembrava abbastanza grande pure prima, eh. Wow, adesso sta diventando proprio enorme! Avevi detto che sarebbe stato uno scontro equo! Sta concentrando la sua energia per crescere! Come fa ad averne ancora così tanta? Ormai non ha senso lamentarsi. Diventare dei giganti è davvero fuori moda, non stupisci nessuno, sfigato!
No, che schifezza. Lo sto colpendo da qualche parte. Ah, ecco. Ma perché non lo colpivo? Dico, che succede? Gli faccio pochissimo danno a quanto pare. Perché mi si è spostato così tanto? Da solo ha fatto. Buah, non va per niente bene. Che dite se cominciassi sterminando questo insetto? Teru, no! Perché? Perché bisognava arrivare a tanto? Ancora una volta uno di questi dati si sacrifica per gli altri. Terran, così spaventosamente irrazionali. Perché sacrificarsi per gli altri? Usa la logica! Non si guadagna niente facendo una sciocchezza simile! Eppure voi insetti correte a frotte verso la vostra morte! La vostra idiozia non conosce limiti? Bastardo, te la farò pagare! Aioioi. Beh, Teru diciamo che ha fatto tutto quanto da solo, alla fine dei conti, quindi se proprio... No, che sfregatura! Aioioi. Però questo lo becchi comunque, amico mio, eh. Eh sì, ti fa male comunque. Scappa, scappa, scappa! Ok. Accipitti, ok, ora è un po' stanco, ma non avevo niente lì pronto, quindi... ma tipo, possiamo rompergli parti del rogue? Poi non è proprio un rogue, ma comunque, dai, ci siamo capiti. Grande, grande, grande. Ottimo, ottimo. Vai, vai campione, vai. Vai campione che è quasi pronta all'arma. Bene, ehi, niente male. Penso che vada bene anche così, no? Vabbè, la salto la parte perché tanto abbiamo già visto. Sì, non male. Ah, pensavo qualcosina di più, veramente. Dovevo farmi più indietro. È questo il vero potere dei Terran. Un potere in grado di competere persino con gli Airside, la specie definitiva? Ti ordino di smettere, Adam. Cosa? Come sai, intervenire è proibito. Ma Lady Heavenloo... Pare che sia necessario ricordarti il vero scopo degli Elzaid. Dobbiamo le nostre origini alla razza Elzedal, nata sul nostro pianeta madre. Gli Elzedal si sono sparsi per l'universo. Hanno preso quel che gli serviva e distrutto tutto il resto. Questa evoluzione ha portato alla nascita di specie derivate. Tuttavia, noi Elzaid abbiamo protetto e portato avanti la stirpe degli Elzedal nel corso dei secoli. Abbiamo espulso gli eretici che cercavano vie evolutive errate e abbiamo tenuta pura la stirpe Elzedal. Ecco perché gli Elzaid devono evitare interventi sconsiderati nella specie derivate. Tuttavia, gli Elzaid dovrebbero tentare di superare gli Elzedal per diventare la specie definitiva. I Terran sono la chiave di questa evoluzione, ne ho la certezza. Vorrei solo prendere quel potere. Forse, ma i tuoi metodi sono volgari. Gettano vergogna sulla stirpe degli Elzedal. Con tutto il dovuto rispetto, Lady Heavenloo, possiamo davvero considerarci portatori della stirpe Elzedal? Non siamo più i discendenti puro sangue degli Elzedal.
La specie definitiva che cerchiamo è essa stessa il termine ultimo del ciclo evolutivo degli Elzedal. Combattiamo per riprendere il nostro potere, ma ci rifiutiamo di ammettere che siamo diventati una specie derivata. Silenzio, Adam, smettila subito. Non mi interessa più la genealogia della nostra specie. Devo comprendere questa strana ostilità che sento per i Terran, e perciò combatterò fino alla fine. Il desiderio degli Elzed di sottomettere l'universo non è che un'inezia in confronto al fascino della battaglia. Perciò combatterò. Sfonderò la porta verso l'ignoto. Ascoltatemi, Terran! Vi distruggerò fino all'ultimo. Se avete obiezioni, opponetevi con tutta la vostra forza e sconfiggetemi. Non ci interessa quanto siete forti. Non vi consegneremo mai la Terra. Le tue parole non hanno valore. Se pensate di essere degni, dimostratemi la vostra forza! Ah, ok. Una fine immacolata. Il livello di energia del nemico sta ancora salendo. Raduna le nostre forze e ferma Elzide a tutti i costi. Ancora più forte? Sta diventando più piccolo. Ma il suo potere è cresciuto 10 volte! Le letture sono fuori scala! Mirai, sei pronta? Sì, se mi arrendessi ora, papà mi sgriderebbe di sicuro. Perciò non ho intenzione di fermarmi! Proprio quello che volevo sentire. Diamoci dentro! Allora, amico mio, già mi è stufato, eh. Mi ha schivato 2 volte il pugno. Schivalo un po' mo'. Oh. Oh, olè. Doppia, vai. Aspetta che ti vengo sotto casa, eh. Ecco qua, eccomi, ciao. A chi lo lanci? Tu te stesso lo lanci? Ecco, fammi un po' sto favore e lanciatelo contro, va. Eh certo. Io mo non vorrei di niente, però 3 fasi c'ha sto coso. Oddio. Che famo? Ma vabbè, vabbè, ciao allora. Scusami, è un po' inutile sta faccenda, eh. Ok, ti vengo sopra la testa così non mi faccio niente. Che fai? Dove punti, amico mio? Ma niente è durato. Olè, olè, olè. Ok, ha lanciato la contro. Oh cavolo, è finita. Arrivo, arrivo, arrivo. Che paura! Aspetta, aspetta, ecco, ci sono, ci sono. Ci sono, preciso, vai, vai, vai. Vai, vai, l'abbiamo già vista questa una volta, basta e avanza. Ma sei un pezzo di pezzo proprio. Reici, Reici, per favore. Ecco, avanti, Reici. Mi hai capito, Reici? Sì, mi hai capito.
Me lo punti, per favore. Errore, ti pareva? Faccio cambio con i rogue, perché almeno se riesco a caricare il kabuki di Reiji posso fargli un po' più di danno. Niente, ho sbagliato. Non so perché l'ho premuto. Boh. Quante volte lo fa questo? Ehi! È assurdo! Vabbè, allora, Tato. No, vabbè, dai. Ah, ma al centro la zona franca? Non mi pareva. No, se lo prendo di sfricio proprio. Cavoli, pensavo di essermi messo meglio. No, proprio male proprio. Male. Mi fai fare, per favore? Ecco, grazie, Beh, ragazzi, ora non si capisce niente. Vabbè, io ormai non ci capisco più niente, va bene così. Ok, va bene. Eccola là. Ah no. Ma invece lo fa. Ragazzi, aspettate a me, aspettate. Vai con sto cannone tu.
Cioè, boh, non lo so, eh. Se siete la specie definitiva, l'umanità ignorante è il termine ultimo della stirpe degli Yel'Zedal. Non si tratta di vincere e non si tratta di vendetta. Combattiamo per proteggere ciò a cui teniamo di più. Combatteremo fino alla fine per proteggere le persone che amiamo. Ecco di che pasta sono fatti i terrestri. Pensi davvero che nell'universo ci sia qualcosa di più prezioso della tua stessa vita? Ovvio, e li proteggeremo a tutti i costi. Affronteremo qualunque cosa. Sono loro che ci rendono più forti. Shock e emozioni, preoccuparsi per gli altri, la capacità di coesistere. Forse è questo ciò che mancava agli Yel'Zaid. Ce l'abbiamo fatta? Li abbiamo respinti. Pare che il nostro desiderio si sia realizzato. Adesso possiamo finalmente cominciare la ricostruzione di Xidol. Sayaka, ci stai osservando? Mirai, nostra figlia, ha fatto i primi passi sul sentiero che porta a un futuro più luminoso per la Terra. Papà! Papà! Bene, Yamato. Pare che sia ora di separarci. Sì, è durato poco, ma abbiamo creato ricordi che dureranno tutta la vita. Già. Addio, Yamato. Di sicuro riuscirai a farcela. Buona fortuna, Arshem. Grazie. Tornerò a trovarvi appena ricostruiremo Xidol. Sì, ti aspetterò. かつて人は一つの星で生まれた。そこで始まった奇跡は宇宙の星々にそれぞれの命を芽吹かせた。気が遠くなるような時の中で命はその形を変え受け継がれていく。消え果てる命、生まれくる命、変化する命。それでも人は一つであろうとあがくのだ。